Se mi caga l'uccello in testa adesso sono morto. Are you sure he's not gonna poo on me? It rains again. Weekend ragazzi, weekend. Volevo darvi un attimo di contesto prima di continuare appunto col vlog. E quindi la quarta puntata è perché Londra. Perché ho scelto Londra per far crescere la mia azienda. Perché ci siamo trasferiti a Londra. Perché abbiamo fatto questa scelta di vita. No, non vi sto a dire degli 8 milioni e mezzo di abitanti, dei 6 aeroporti, delle 6 squadre in Premier League. Per tutto quello c'è Wikipedia. Voglio darvi più un'esperienza dall'interno, delle considerazioni un po' più personali. Parto da un attimo più lontano. Sono venuto la prima volta a Londra nel 2005, in gita di terza liceo. Quello è stato proprio il momento in cui mi sono innamorato di Londra. Un amore un po' a prima vista, perché ricordo avevamo l'albergo a Piccadilly Circus, quindi al centro. E mi aveva colpito proprio vedere questa città che non dormiva mai. Oh, non lo vedete che sto vloggando? Da quella gita poi sono tornato 3-4 volte e ogni volta mi piaceva di più. Mi ricordo che una volta addirittura mangiando all'Hard Rock Café ho chiesto un modulo per poter lavorare là. Era ancora il 2010 forse. Ma poi c'è stato, chiamiamolo, il colpo di grazia nel 2013, quando per la laurea di Marika siamo andati a New York. Ho aperto veramente gli occhi, ho visto appunto un'altra parte del mondo, ho visto tutte le possibilità e da lì appunto ho optato per Londra. Partendo quindi dalle mie motivazioni più personali possibili, parto con una abbastanza futile, però vi devo dire che già appunto l'uscire di casa dopo una settimana di lavoro, incontrare un sacco di gente diversa, soprattutto vedere questo spettacolo qua. È già per me un grosso punto in più. Parlo anche di questo, ad esempio. Ciao belli. Siete pronti? Occhio, perché qua adesso passa, arriva, arriva, promesso, eccolo. So, you're great man, big fan. Ecco il motivo per cui amo Londra, esci di casa e ti incontri Steve di Beverly Hills. Andando un po' più sul concreto, cosa sono le cose che mi hanno fatto innamorare di questa città? Uno, la meritocrazia. Due, la multiculturalità e la diversità di questa città. E poi quella sensazione che da un momento all'altro possa succedere di tutto, che da un momento all'altro puoi incontrare chiunque e che da un momento all'altro puoi cambiare e fare ciò che vuoi. Una cosa che amo tantissimo è il fatto che nessuno giudica nessuno su come ti vesti, su come ti pettini, su quanti anni hai, su che lavoro fai. Amo il fatto che giudicano molto sui risultati. Ad esempio, qualche tempo fa ho caricato una foto con uno dei maggiori rappresentanti della società della Tube, della metropolitana inglese, uno dei posti di lavoro più ricercati e migliori, dove pagano meglio, ed è lui stesso un simbolo del fatto di come Londra non giudichi come ti vesti, su come ti pettini, su chi sei, ma contano solamente i risultati, quanto bene sai fare il tuo lavoro. Un altro esempio, sempre per spiegare questa teoria, è il fatto che ad esempio nel curriculum non devi mettere né la data di nascita né la foto. Non gli interessa, gli importa solo vedere cosa hai fatto, che esperienza hai e quanto bene sai fare il tuo lavoro. L'altra cosa che amo è che Londra è veramente per tutti, è molto diversa, molto varia. C'è la parte più elegante, c'è la parte finanziaria, ci sono un sacco di parchi, c'è la parte un po' più alternativa e quindi ognuno sembra trovare appunto il suo spazio, il suo habitat all'interno di Londra. Square. Questa è Trafalgar.
Trafalgar Square. Questo che vedete qua è la National Gallery. Ciao Pikachu. C'è crisi a Londra? Assolutamente no. C'è lavoro a Londra? Assolutamente sì. Quindi è il paese perfetto, il paese dei balocchi? No. Ci sono altri tipi di problematiche, ci sono altri lati negativi. Non riguardano, secondo me, il lavoro, riguardano un po' più il sociale. Festa stanotte? Ma quindi è facile per tutti? No, la risposta è no, perché la concorrenza è davvero tanta. Il livello è molto alto, c'è veramente gente molto preparata, gente che sa parlare 5-6 lingue, gente che ha fatto esperienze in tutta Europa. È molto ben collegata con la metro e con un abbonamento mensile arrivi ovunque. Io ho portato sulla macchina, ma semplicemente non la uso da 3 anni. Questa invece è Leicester Square durante un normale sabato. Conviene partire o conviene non partire? Conviene venire a Londra o conviene non venire a Londra? La realtà è che non c'è una risposta, la realtà è che dipende semplicemente da cosa volete voi. Alla fine, dopo 3 anni a Londra, ho imparato che non c'è un posto perfetto. C'è un periodo della vita in cui magari vuoi pensare più al lavoro, vuoi spingere un po' di più, un altro periodo in cui ti vorrai rilassare un po' di più. E secondo me è importante questo, ascoltare se stessi prima di essere magari scontenti. Sicuramente è un'esperienza importante, è un'esperienza che ti fa crescere. Lavorativamente parlando ci ha permesso di crescere un sacco. L'importante è che uno sia felice, che sia contento, che non abbia poi un giorno rimpianti. E niente, nelle prossime puntate su Londra cercherò di parlarvi un po' di più di alcuni dettagli. Per il momento, ecco, volevo giusto darvi un quadro generale di cosa è Londra per me e del perché sono venuto a Londra. Quindi buon weekend, divertitevi e alla prossima. Ciao!